Ciao amici, bentornati in questo nuovissimo video. Non so ancora. Non so ancora. Aspetta, Giuse! Non so ancora come lo chiamerò, ma parteciperemo tutti. Così quando io non avrò la telecamera potrò dare del mio meglio e tutti potranno dare del proprio meglio, perché inizierò io, poi registrerà Stefano, poi registrerà Giuseppe, poi registrerà Surri, registrerà Sbucci, registrerà Tudor. Pensate un po'. Quindi la prima cosa che si fa. La cosa ordiniamo da mangiare. Ecco. Allora, siamo in 6. 400 euro. Ma ragazzi, io voglio fare il video come spendere, cioè tipo come mangiare in 10, facciamo 10 euro di spesa. E infatti quello che dobbiamo fare. L'abbiamo già fatto una volta a casa mia, faceva schifo. Quindi cosa ordiniamo? No, prima il budget. 30 euro a testa. 20 euro a testa. No, 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 Giuseppe, non tiriamo il. Sei già genovese? Che tiri le braccine indietro come T-Rex. Scegliamo prima il tipo di cibo e poi da lì creiamo il budget. Ok, allora faccio. Allora, cosa vuoi ordinare, Ste? Né indiano né cinese. Né hamburger. Ok. Né pizza. Vabbè. Cos'è che vorresti tu? Direi italiano, sushi e messicano. Ma una che ti piace, mi devi dire. Una cosa che ti piace. Cosa vorresti mangiare? Su. Italiano, sushi. Una cosa. Il poke di oggi non era male. Ancora. Un cosa? Un po'. Un poke, ok. Io vorrei mangiare il sushi, così rimaniamo sulla tradizione. No, sta troppo bello. Giuseppe, mi spezzi il cuore. Ma insomma, quando tu ordini il sushi è da morirci dentro. Vabbè. Mi spezza me il cuore. Dipende quanto budget abbiamo. Raga, su Glovo c'è anche Esselunga. Vabbè, abbiamo anche il cuoco. Va bene, ho capito. Bisogna prendere un foglio bianco e scrivere quello che ci piace, perché sennò sembra che sta un asilo. Allora, alzata di mano chi vuole il tacos. A chi piacerebbe? No, il burrito. Tacos. Vabbè, messicano. Burrito. Sì, messicano. Possiamo reinserire il cinese se volete. Ah, il cinese, vabbè. Messicano, detto va bene. No, 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 non hai detto messicano. Tu una cosa. Messicano, due. Oh. Dimmi tu una cosa. È uguale. No. Una cosa che ti piace nella vita. Io metto il sushi. Per me. Falafel. Kebab, quindi kebab. Adesso facciamo le estrazioni. Parla a loro. Allora ragazzi, due ordini di due cibi diversi. Quindi estraiamo il primo. Vai. Il primo cibo dei sei. Come potete vedere sono stati numerati. Ehi Siri, dimmi un numero da 1 a 6. Hai fatto 6 stavolta. Kebab. Qua dice qua. No, il primo cibo è il kebab. Ehi Siri. Oh! Lancia un dado. Siri. Messicano. Allora, messicano kebab. Poi c'è il primo cinese. È stato deciso. Si vale il totale 25 euro. No, facciamo 30, 15, 15. Ok, quindi 15 euro per il messicano e 15 per il kebab. Le regole sono che ognuno deve ordinare almeno una cosa. Almeno una cosa per parte, va bene. Vai, dai. Sei pronto al cagotto, Ste? Registro lo schermo. No, non si può. Come avete visto, la cena sarà divisa tra messicano e kebab. Una cena abbastanza leggera e speziata, un po' gourmet. Ora sto ordinando sage, tocca a me. Probabilmente prenderò dei nachos, infrangerò le regole per stasera, ci metteremo sopra anche il formaggio. Così ci prendiamo l'antipasto al messicano e poi. Poi gli diamo secche con un kebabino nel piatto, magari per stare un po' più leggeri dalla parte del turco. Nel frattempo vado a prendere qualcosa da bere perché c'è la secchezza delle fauci che dà fastidio. Che se prendiamo? Dai, due birre. I mais croccanti serviti con la cosa. No, no, che cazzo vuoi? Con la patata. Comunque, ragazzi, è un solo dolce, uno lo metto. Figli di là. Ti riprendo. Cosa, perché cos'è sto scambio? La birra per allora, te. Allora faccio una bomba. Boom. Ma abbiamo 15 euro di nachos. Ha messo il ragù. Poi prendo il kebabino di là. Ma che ragù? No, cazzo. Sì, ho 15 euro e 40 di nachos. Ma cosa vuoi? Quasi amici. Ma perché? Quasi amici. Dai. Coglione. Ragazzi, dai vecchio. Tu sei scalzo. E che vuol dire? È per far vedere i calzini mates. Faccio l'epilogo. Ok, quanto è il totale? 70 euro. 70 euro di totale. Ho recuperato i soldi che hanno. Io con 10 euro. Ragazzi, doveva essere 95, siete bravissimi. Porca. No, è annullato tutto. È annullato. No, dai, noi ti ammazziamo. La pianta a casa. No, non è solo per sé. Schifoso. Ma tu sei. Cos'è un mammut? Salta il messicano, ordiniamo sushi. No, l'ho spinato, Zio, ricorda. Ma l'hai annullato? Che sta succedendo? No, 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 sì, no.
Ragazzi, è il mignolo! In questi casi si bestemmia, dovresti ringraziare! Ecco. Picchialo, picchialo. Poi l'ho incoppato anche questo video. Oh, bisogna tirare il kebab per forza. Vai. Kebab è duro. Kebab. Questo è quello che succede quando trovi un cromosoma in offerta su Amazon. Kebab. Aspetta, aspetta, suri, suri, guarda. È anche kebab al cuore. Che trucco? Vai, senti. No! No! Il vetro, raga, cazzo, si sfonda la parete! E niente, la vita... Non l'ho fatta, sì. La vita è fatta... Non farlo appositamente, poi io mi fido. Cantiamo, Sbucci. C'era una volta un ragazzo... Gli sfizi di Bapec. Arancine sbagliate. Ragazzi, questo video purtroppo finirà male, già lo so. Ti stai riprendendo sulle labbra. Allora, raccontaci l'ultima volta che hai parlato con un venditore di rose. Cosa gli hai detto? Ma io in realtà li difendo sempre. Non ho detto che dovresti ucciderlo, sto dicendo cosa avete detto. Che io ho detto? Ho detto no, grazie. Raga, il pesce è morto. No. No. Fermo, fermo, non lo toccare. Ho detto a Lorenzo che non lo toccavamo. Tu che sembri intelligente con quegli occhiali, parla del pesce. Comunque il pesce serviva per fare un video a Mates and Friends. Purtroppo il Fabrizio ha chiesto l'assicurazione. E io un'assicurazione per un pesce che costa un euro non la faccio. E niente, ora lui... Ciao. Ti piacciono queste clip? No, vai, vediamo cosa ordina Sasha. Non posso dirtelo perché Sabrina non approva. Vediamo, tu cosa stai per ordinare? Non lo so, vediamo. Vediamo cosa fa la casa. Che puzzo di merda, Tudor! Madonna mia, sei una distilleria di merda! Sì. Parla lui. Ha imparato da me. E la dieta? Inizia domani. È tutto mio. Viva la vita. Viva la vita. Un vero amico ti sta vicino anche quando la tua puzza di merda. Non ho scoreggiato. Pesantissimo. Ma non ho scoreggiato. Ma sì, cioè. Ma no. Dì la verità, vantati, cazzo. Giuro. Vai subito a destra e vai in fondo a destra. Sulla porta alla sinistra. Capito? Sei molto bravo a dare indicazioni, Tudor. Un attimino, raga, che dobbiamo dare la mancia al tipo. Come si... Oh, era quasi uscito. Ah, ma c'è il tappo sotto. Un euro, basta. Solo perché è per una buona causa. Certo, ovvio, bisogna darglielo. Ragazzi, è arrivato tutto. Cos'è il pabuto? Aspetta, i mucho mas ce n'erano vari, però. Ragazzi, io sono stata la persona più normale di tutte. Ho preso una cosa easy, un burritos e due nachos easy. Stefano ha esagerato, ha preso una montagna di... Esagerato, ma è cattivo il pollo, l'ho assaggiato. Ma hai preso tutto un miscuglio di... Zio, c'è il pollo, il ragù, c'è di tutto, tu hai preso la Nutella sui nachos. No, ho capito, ma è un balanced. Cioè, sa di ringhiera il mio. C'è. Però è buono. Ha provato il messicano voi? È buono. Il pollo è tremendo, raga. Boh, il mio ha provato, era buono. Ma mamma mia, stasera si mi cago addosso. Ci vediamo, ragazzi, quando arriva il kebab. Ragazzi, è arrivato Ugo Babbar. Ciao, buonasera. Guarda, non appena apro la porta, subito a destra e in fondo a sinistra. È confuso, raga. Scherzetto. Andiamo. Ma cosa? No, ma c'è una parte. È il maio solo. Mio. Queste sono mie. Qual è il maestro che ha fatto? Fa di piedi sporchi. Allora, zio, annusa questo, annusalo, e poi dimmi se non sembra quando ti mangiavi la luce dai piedi. Ma non è vero, dai! Eh? No, però perché è buona la luce. Hai visto? Basta mandare sul sushi, ho messo il sushi. Le vado a dire. Il messicano era veramente buono. No, è tremendo, giuro. Io non lo so. Cosa capo di questa badiamo, cioè? Allora, ragazzi, bebac, mi spiace, zio. Bebac è il kebab al contrario. È l'unico kebab che c'era. Tremendo. Che delusione. Questo video finisce qua, ciao.